Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube e qua vedete già i protagonisti di questo video, ovvero Samsung Galaxy S23, ma è un ragionamento che vale per tutti i Samsung Galaxy S o che in generale abbiano Samsung DeX, e dall'altra, qua di fianco, vedete un monitor portatile. Una soluzione combinata insieme molto interessante. Posso appoggiare Samsung S23 perché tanto mi sta alimentando anche il monitor, grazie appunto all'uscita Type-C. E è interessante perché vi permette di risparmiare spazio, soldi e comunque avere quasi una soluzione che equivale a un desktop. Insomma, vi racconto tutto comunque in questo video. Come sempre ragazzi, però prima di cominciare io vi ricordo di seguire il canale Telegram di Litech, mi raccomando, anche perché soprattutto monitor portatili come questo ne trovate spesso in offerte davvero davvero interessanti. Questo costa circa 180 euro, ma più in generale se ne trovano anche da 100-120 euro che alla fine, per quello che devono fare, possono andare anche bene. Ma insomma, perché innanzitutto ho scelto di affiancare a Samsung Galaxy S23 questo monitor della Intel? Perché è un monitor che aveva delle specifiche che dal mio punto di vista erano veramente veramente particolari appunto per quello che costava. È un classico 15,6 pollici, quindi quello dei tipici notebook, ma ragazzi la qualità è di tutt'altro, ma veramente tutt'altro livello. Innanzitutto ha una tecnologia QLED, ha una profondità colore a 10 bit e copre il 100% dello spazio colore di CIP3. E questo ragazzi per me era semplicemente fondamentale, fondamentale perché io lo utilizzo per montare video, per elaborare foto e questa caratteristica che coprisse lo spazio colore di CIP3 per me era veramente fondamentale e lui lo fa e quindi abbinato al MacBook Air che anche lui copre lo spazio colore di CIP3 era semplicemente perfetto. Ma torniamo sul discorso Samsung DeX, perché tra le altre cose questo di fenomenale rispetto a un classico notebook è la luminosità che arriva a 500 nit e invece un classico notebook arriva a 350 nit. Quindi capite perché diventa interessante puntare un monitor esterno che costa 200 euro, che è circa un 50% del valore di un notebook normale, ma qua abbiamo un monitor, ripeto, che è di tutt'altra qualità rispetto ai notebook base e quindi questo secondo me lo rende molto interessante. Oltre a questo, poi lo rende interessante anche la confezione di vendita. Ecco, prima voglio farvi però un piccolo accenno perché la luminosità vi ho detto che è 500 nit, però ecco, 500 nit in realtà il discorso vale non se è collegato tramite un solo cavo al Samsung, in questo caso Galaxy S23, ma più in generale a uno smartphone o notebook Samsung. Se lo collegate esclusivamente con un cavo, la luminosità viene ridotta e questo sia una cosa positiva, però che è negativa. Negativa perché appunto abbiamo una luminosità ridotta, ma positiva perché funziona. Ci sono diversi monitor che voi comprate simili a questo, che semplicemente se lo collegate cavo e cavo diretto non funziona, vi serve anche l'alimentazione. Altra cosa che qui viene limitata in queste condizioni è il volume degli speaker, che anche quello viene ridotto perché se volete la massima potenza dovete collegare oltre a questo cavo anche il cavetto dell'alimentazione, che comunque è incluso in confezione insieme a tante altre cose. Infatti, oltre al caricatore da 15 watt, 5 volt, 3 A, abbiamo un cavo da mini HDMI HDMI classico, nel caso non avessimo un computer o un dispositivo con uscita Type-C 3.1, un comodo pezzetta per pulire lo schermo, un semplice manuale per l'uso, ma comunque molto utile perché vi spiega proprio quelle due o tre cose da capire, e poi il fondamentale cavo da Type-C a Type-C che quindi ha l'uscita video. Altro cavo poi che io ho trovato parecchio utile è da Type-C a cavo USB di tipo A. Questo è utile perché possiamo utilizzarlo eventualmente per alimentare il monitor con una semplice power bank oppure appunto con l'alimentatore incluso. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta tanto, ma di questo monitor specifico, è la sua copertura. Questa qua che vedete che
praticamente lo può andare a chiudere, quindi va a proteggere lo schermo, ma come tutti gli altri monitor portatili funge anche da stand. Ecco, la sua funzione da stand potrebbe essere sicuramente migliorata, perché qual è il problema? Che si aggancia di tipo magnetico, la qualità generale della cover è ok, però il magnete, ecco, non è fortissimo, e quindi quando scegliete di andare a posizionarlo, regolarlo, ecco, quello non è proprio comodissimo. Le posizioni sono un po' quelle, non è che se ne può scegliere tante altre, e non è super super stabile, quindi non benissimo. Però veniamo ai collegamenti, perché sono fondamentali per quello che poi vi vado a spiegare di Samsung DeX. Perché dico che sono fondamentali? Perché abbiamo da un lato il jack da 3,5 mm, quindi se non abbiamo un dispositivo o un telefono Samsung con l'uscita da 3,5 mm, capite che questa mi diventa fondamentale, perché abbiamo in più il collegamento per le cuffie, quindi non è solo un monitor esterno, ma diventa anche quasi una sorta di app, senza il quasi, perché poi abbiamo sempre su quel fianco lì una presa Type-C che ha funzione OTG, quindi potete collegarci eventualmente un'app, dopo vi mostro. Abbiamo una manopolina per andare a gestire il menu e il classico tasto di accensione e spegnimento. Mentre, ragazzi, dall'altro lato le connessioni sono ridotte, minori, ma ci sono tutte, perché abbiamo la mini HDMI e due uscite Type-C che sono full, quindi vi permette di trasferire tutto, con tutto intendo audio, video e potenza, quindi alimentazione, come state vedendo in questo caso. Se io faccio partire un audio o un video dal telefono e lo riproduco qua, posso sentire l'audio anche da qua, perché questo cavo trasmette davvero tutto, e questo è fantastico veramente. Non solo per questo, ma poi per tutte le cose appunto che vi permette di fare Samsung DeX, e adesso ve ne mostro qualcuna. Guardate qua, innanzitutto devo dire che io l'ho utilizzato tipicamente come faccio sempre, ovvero lo affianco al mio Mac e inizio a montare un video, e per me veramente non esiste cosa più comoda che avere un secondo monitor, perché vado a montare un video, da un lato ho la timeline e dall'altro invece riesco a vedere quello che sto montando, ed è semplicemente fondamentale. Tra l'altro, se vi ricordate, questo è proprio un excursus, vi avevo parlato qualche settimana fa anche di un mini PC che sulla parte frontale ha una Type-C, anche quella che è di tipo 3.2, se non sbaglio 3.1, ma che quindi permette anche l'uscita video, e quindi l'ho trovato comodissimo anche in questo senso, perché lui è portatile, lo toglievo praticamente dalla cartella, lo mettevo di fianco al mini PC, collegavo questo cavo nella parte frontale e automaticamente avevo due monitor, uno di fianco all'altro, ma senza fare grandi connessioni, senza occupare spazio che non mi serviva nella scrivania, a parte appunto quando avevo bisogno realmente di due monitor. Ma insomma, scusate, ho continuato a fare digressioni, andiamo a vedere questa benedetta Samsung DeX. Vi ripeto, un solo cavo, potete usare il telefono come un touchpad, quindi non dovete davvero nemmeno collegare tastiera o mouse, usate il telefono come un touchpad, avete anche le gesture a due dita, e volendo, se lo tenete in verticale, cosa che assolutamente consiglio perché diventa un touch molto più comodo, molto più intuitivo che messo in orizzontale e usato come un trackpad largo, ecco, no, questo non, secondo me non conviene, ma volendo lo utilizzate in verticale, e quando andate per compilare un testo, magari in qualche sezione dedicata o in altri punti, vi appare anche la tastiera. Ragazzi, è di una comodità veramente veramente fenomenale, cosa che non avrei mai pensato prima di iniziare a scovare, a capire meglio come funziona Samsung DeX. Veramente eccezionale questo aspetto, ma poi se volete tutte le funzioni complete, beh, qua potete farlo, perché cosa fate? Beh, dovete andare a collegare l'alimentazione, dovete andare a utilizzare la porta Type-C che ha le funzioni OTG, e potete andare a connettere un hub, e qui fate veramente veramente di tutto. L'unico limite che potete trovare è dato semplicemente da Android, dal fatto che il sistema ha dei limiti, che non potete installare tutte le applicazioni, ma per il resto vi diventa a tutti gli effetti come avere un computer intero di fianco, perché potete collegarci il mouse, la tastiera, e praticamente avete veramente, ripeto, tutto. È come usare un Chromebook, ma senza grandi spese e senza aggiungere altro. Inoltre potete anche
ovviamente collegare l'alimentazione, e l'alimentazione non solo vi va ad alimentare il monitor, ma vi mette anche in ricarica il vostro dispositivo e quindi non avete più problemi nemmeno in quel senso. Capite quindi che non è semplicemente, diciamo, un'estensione, ma diventa proprio come un nuovo utilizzo del vostro smartphone, che tra l'altro potete, se volete, utilizzare anche come webcam esterna, quindi fare videochiamate sia su Zoom che su WhatsApp, rispondere ai mail, lavorare con altre app, insomma, veramente i limiti, ripeto, qua ce li poniamo esclusivamente noi. Tra l'altro lui ha comunque altre funzioni interessanti, soprattutto lato gaming. Se andate a curiosare nel menu, che tra l'altro in italiano si riesce a navigare bene, vedete che ha anche l'attivazione dell'HDR, di tante altre cose carine. Potete addirittura andare a gestire l'immagine, la temperatura, colori, ma anche, come vi dicevo, il gaming, perché ha una gaming mod apposta che proprio aumenta, diciamo, non a livello tecnico ma a livello visivo, gli FPS grazie a un software che è interno. Quindi, insomma, vabbè, questa era una digressione per il monitor più che altro, ma ripeto, capite che questi due aggeggini messi insieme vi permettono di avere quasi quasi un Chromebook, non quasi, un Chromebook alla fine, forse fatto anche meglio, con prestazioni migliori, però senza avere grandi spese. Quindi, insomma, tutto questo per dire cosa? Che state attenti a non spendere soldi quando non serve. A volte basta veramente poco, bastano i 180-200 euro per un monitor professionale quasi, ma anche i 100 di un monitor più economico, e siete veramente a posto. È un cavo che comunque è già incluso alla fine in tutti i monitor. Insomma, questo è tutto quello che volevo raccontarvi su questa esperienza con monitor esterno e Samsung DeX. Se avete trovato il video interessante, vi chiedo di condividerlo, di farmelo sapere attraverso un like, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.